dobbiamo dire per quanto riguarda questo importante convegno che si verifica, viene concretizzato a meno di un anno dall'apertura del reparto di oncologia ed è una delle tante testimonianze, se ce ne fosse ancora bisogno, testimonianze extracliniche dell'attività dell'equipe, diciamo, guidata e coordinata dal dottore Iaria, che per ora è formata soltanto da lui e dal dottore De Stefano, ma speriamo che possa essere implementata perché il lavoro svolto da giugno ad oggi, in questi mesi, è un lavoro eccellente, eccezionale da tutti i punti di vista, compreso anche la casistica che va continuamente aumentando e arricchisce ovviamente sia il reparto di oncologia sia la medicina interna, perché c'è un'osmosi, uno scambio intensissimo di consulenze e di pazienti che poi fanno il follow-up e la terapia nel reparto di oncologia. Uno scambio di esperienze e di dati anche statistici. Avevamo già discusso in precedenza con la dottore Iaria, anche con il dottore De Stefano, di poter documentare questa mole di lavoro, non solo dal punto di vista semplicemente numerico, ma anche facendo delle pubblicazioni e dimostrando la tipologia dei pazienti, l'epidemiologia di questi tumori, la distribuzione geografica e l'incidenza e la prevalenza. Per la verità, e questo lo diremo all'apertura del convegno, noi qualche mese prima dell'instaurazione del servizio e del reparto di oncologia avevamo raccolto, perché avevamo dei dati ormai abbastanza consistenti, una casistica che va dal 2010 al 2015 di pazienti oncologici afferenti al nostro reparto, che ancora non c'era il servizio di oncologia, e i dati sono sorprendenti, li comunicheremo poi in sede di convegno. Comunque l'originalità del lavoro, che è soltanto un lavoro retrospettivo, ci siamo limitati a dire in questi anni che tipologia di tumori abbiamo avuto e qual era la prevalenza negli uomini e nelle donne, ovviamente negli uomini fondamentalmente il polmone, nella donna il tumore per quanto riguarda l'apparato diciamo ginecologico femminile, fra mammella e utero, con dei dati che poi saranno molto più precisi, però l'originalità consisteva nel fatto che questi pazienti afferiscono tutti quanti all'area grecanica. Quindi non sono dati, diciamo, nazionali che insomma, riguardano tutta l'Italia, o dati regionali dove ancora, non so, poi ce lo dirà meglio il dottor Iaria, questo registro dei tumori, se è già attivo, se è già partito o se è in itinere. E quindi ci fa capire che nell'area grecanica, facendo, perché abbiamo fatto anche il rapporto fra popolazione, comune per comune, in rapporto a questi pazienti, ci sembra che ci sia una sproporzione fra l'incidenza, la prevalenza di questi tumori e la popolazione dell'area grecanica. Sospettiamo, che uno dei tumori più frequenti, purtroppo la diagnostica, nostra, del reparto di medicina interna è estremamente limitata. Sospettiamo che ci sia un notevole rapporto fra le polveri sottili, l'amianto per intenderci, e tutto ciò che può essere annesso e connesso, con una tipologia di tumori che non ha soltanto un rapporto con il tumore polmonare, con il cosiddetto mesotelioma, ma probabilmente ha un rapporto ancora anche con altri organi, quindi viene un po' misconosciuto, ma questi dati penso che poi ce li dirà meglio l'equipe del dottore Iaria. Perché
di solito nell'opinione pubblica si pensa che ci sia uno stretto rapporto fra la vicinanza con le sostanze che contengono l'amianto e poi l'incidenza del tumore, e ci sia anche un rapporto di vicinanza non solo chilometrica o di vicinanza anche temporale, nel senso dice sì, è da 2 anni, 3 anni che vivo, abito, lavoro a distanza di poche decine di metri, probabilmente le cose stanno così. Invece c'è un rapporto anche documentato scientificamente, e se ne parlerà probabilmente anche nel convegno, c'è un rapporto temporale molto lungo, cioè il tumore si può verificare anche dopo 20-25 anni di esposizione, e l'esposizione può essere anche a distanza chilometriche, 10, 20, 30, 40 chilometri dalla sorgente di queste cose. Ma questi sono dati, diciamo così, epidemiologici che verranno anche sviscerati. La novità del convegno, la dirà sicuramente dettagliatamente il dottor Iadia, consiste sia nella qualità e nella professionalità dei relatori, è un convegno nazionale, ma lui parlerà molto meglio di questo, e anche per gli argomenti, finalmente si parlerà del giusto e del corretto utilizzo dei biomarkers tumorali, che hanno un ruolo sempre più importante. Si parlerà della genetica, perché è chiaro che, come per qualunque altra patologia, bisognerebbe fare degli studi approfonditi anche su questo, perché noi vediamo in molte famiglie che c'è una evidente predisposizione genetica a questa faccenda. E un altro dato che noi vediamo nel nostro reparto sono le diagnosi cosiddette da incidentaloma, cioè una persona si ricovera perché ha un problema, non so, cardiovascolare o cerebrale, facciamo una banale radiografia o un TAC polmonare e scopriamo ciò che è già ormai evidente, non dico in fase di metastasi, ma in fase di evidente diagnostica, e su soggetti praticamente quasi asintomatici. Ecco, io mi fermo qui, credo di avere tracciato un po' la situazione, e lascio la parola adesso alla equipe oncologica, che rappresenta un fiore all'occhiello del reparto, dell'ospedale e della cittadinanza, perché finalmente c'è un qualcosa di nuovo, un qualcosa di utile, e un qualcosa che arricchisce l'ospedale, ed era ora che questo ci fosse. E permettetemi una piccola nota positiva di questo tipo, ma anche una soddisfazione, perché si è ritardato anche troppo in rapporto all'impegno profuso da anni, noto a tutti, a me e a chi doveva conoscerlo ufficialmente, cioè i vertici aziendali, del dottor Iadia e del dottore De Stefano. Finalmente, dopo lotte sue e dopo anche qualche piccolo input nostro, abbiamo questa realtà che negli anni dimostrerà tutta la sua potenza, tutta la sua efficacia, sicuramente tutta la sua utilità per quest'area. Grazie. Ora di che cosa dobbiamo illustrare? Allora parlo di poi alla fine parlo di Allora, grazie intanto per essere intervenuti. Sono emozionato anche per questo. È normale. Dicevo, grazie per essere intervenuti, grazie al primario, al nostro primario, che ci sovrintende in quanto direttore dell'unità operativa complessa di medicina interna, a cui noi afferiamo. Noi, come ha già annunciato il primario, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in questo percorso, seppur breve, ma certamente oltre ogni nostra più florida attesa. Oggi abbiamo più di 200 pazienti in trattamento. Perdonatemi di ringraziare pubblicamente il dottore De Stefano, che ha tanta pazienza oltre che tanta professionalità. Ringraziare anche i nostri infermieri, che sono sicuramente la parte attiva
di quello che è il nostro lavoro. Comunque, noi parliamo di, siamo qua per parlare dell'iniziativa, è un evento che speriamo di poter rinnovare annualmente, quest'anno con una nota particolare, è quella che provocatoriamente abbiamo voluto intitolare, questo è il merito al dottore De Stefano che ha dato il titolo a questo evento, la multidisciplinarità in oncologia. Oggi si sbaglia a pensare che i tumori vengono trattati solo dall'oncologo o solo dal chirurgo. Dobbiamo unirci per fare squadra, per poter trattare al meglio il paziente affetto da tumore. E questa quindi è una nuova cultura nella gestione del paziente oncologico, nuova per le nostre parti, onestamente, perché al nord già da anni lo fanno. Noi vogliamo prendere la parte buona di quello che in atto fanno al nord e quindi abbiamo pensato a questa multidisciplinarità. Proprio ieri c'è stato un incontro nell'ambito dell'ospedale per un percorso delle donne con sospetto o affette da tumore alla mammella. Quindi noi crediamo nell'essere uno accanto all'altro, gli specialisti, per poter trattare al meglio questi pazienti. Come è articolato il nostro convegno? È articolato su due giornate, il 31 marzo e il 1 aprile. Il 31 marzo vedrà due sessioni, oltre a una lettura magistrale. La lettura magistrale è quella del dottor Massimo John, che viene da Venezia ed è l'autore delle linee guida sull'appropriatezza prescrittiva dei marcatori tumorali. Tante sono le inappropriatezze in queste prescrizioni, per questo, essendo aperto anche ai medici di medicina generale, io volutamente, essendo anche amico di Massimo John, fare questa lettura magistrale anche per far capire qual è la necessità di fare i controlli e quando è opportuno farli. Poi abbiamo due sessioni specifiche, uno sul tumore della mammella e uno sul tumore della prostata, dove avremo, come diceva già il primario, il professor Tagliaferri per la mammella, l'ordinario di oncologia all'Università di Catanzaro, il nostro primario di anatomia patologica che parlerà di immunoistochimica e immunologia, istologia e immunologia dei tumori mammari, il professore Francarlo Leone, chirurgo, è il più importante chirurgo che abbiamo in Calabria sulla terapia chirurgica della mammella, che viene da Catanzaro, il dottore Maisano, attuale responsabile dell'oncologia degli ospedali riuniti di Reggio Calabria, e la radioterapia col dottor Said Al-Sayad, che è il primario della radioterapia agli ospedali riuniti. A seguire invece parleremo di prostata con il dottor Pietro Cuzzupoli, primario dell'urologia di Reggio, che ci parlerà di robotica nell'intervento della prostata. Il dottor Giuseppe Iati dell'Istituto di Radioterapia dell'Università di Messina, e poi avremo il professor Mario Brandi, che viene da Bari e ci parlerà di terapia medica della prostata, del tumore della prostata. Il giorno dopo invece abbiamo avuto, e di questo dobbiamo ringraziare l'Italia che ci ha creato tanti disservizi nell'organizzazione di questo congresso. Dopo aver fatto tutti i biglietti abbiamo dovuto rifarli e riorganizzare in toto il congresso, tant'è che forse il personaggio più in vista che avremo come relatore è il professor Guido Fanelli, ordinario di anestesia e rianimazione e terapia del dolore dell'Università di Parma, che è anche il padre della legge 38, la legge sulle cure palliative e terapia del dolore pubblicata nel 2010. Quindi avremo questa presenza che anticiperemo, era programmato per sabato ma l'anticiperemo a venerdì, così come la presenza del professor Cuomo dell'Università di Napoli, che ci parlerà proprio di terapia del dolore. Il giorno dopo apriremo con un'altra
lettura magistrale con il professor Gianni Amunni di Firenze, che è il direttore della rete oncologica toscana, nonché il coordinatore per Agenas del progetto sulle reti regionali di oncologia, quindi ha la visione di tutte quelle che sono le realtà in Italia. Poi avremo altre due sessioni mattutine specifiche, una di terapia del dolore e una di tumore del colon retto, dove aprirà il dottore De Stefano con la diagnostica e le stadiazioni dei tumori del colon retto. Poi ci sarà il professore Catona di Pavia, che parlerà della chirurgia del colon retto, e il dottor De Rago, forse il più importante chirurgo che abbiamo in Italia, lavora all'Istituto Nazionale Tumori per le carcinosi peritoneali. Non tutti mettono mano in questo tipo di interventi, lui è uno che fa bene e quindi l'abbiamo invitato per questo. Completerà la terapia medica dei tumori al colon retto con la dottoressa Ravenda, che viene dall'Istituto Europeo Oncologico, sempre di Milano. Per quanto riguarda la terapia del dolore, invece, avremo il professore Edoardo Arcuri, che è una delle memorie storiche della terapia del dolore in Italia, che è a Roma, già l'anno scorso insignito della cittadinanza onoraria perché è nativo di Melito Ortosalvo, proprio un anno fa. Poi c'è il dottor Francesco Amato, che è il direttore della terapia del dolore del centro Hub di Cosenza, unico centro di terapia del dolore in Calabria. Il dottor Sergio Mameli, presidente nazionale di Feder Dolore, che viene da Cagliari. Nel pomeriggio invece la discussione vertirà su due campi, una la terapia del tumore del polmone e una sulle cure palliative, cioè le terapie di supporto e le simultaneous care, poi diremo cosa sono. Il tumore del polmone, ci sarà il nostro responsabile della radiologia, il dottor Stilo, che ci farà una carrellata di diagnostica per immagine in questa patologia polmonare. Verrà a parlare di chirurgia toracica il dottor Paolo Macri dell'Humanitas di Catania, il professor Stefano Pergolizzi, direttore dell'Istituto di Radioterapia dell'Università di Messina, ci parlerà dell'attività radioterapica nei soggetti affetti da tumore polmonare. Ci sarà il primario dell'oncologia dell'ospedale di Annunziata di Cosenza, il dottor Salvatore Palazzo, ci parlerà di chemioimmunoterapia nel tumore del polmone, e chiuderà questa sessione la dottoressa Emanuela De Francesco, che è il direttore della farmacia ospedaliera dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro. Ci parlerà in questi casi l'impiego off-label dei farmaci oncologici, cioè cos'è questo impiego off-label, e quando noi andiamo a fare delle terapie con farmaci che non sono come da bugiardino, diciamo, come autorizzazione dell'AIFA, quindi la utilizziamo in maniera tra virgolette inappropriata, anche se ci sono degli studi che permettono questo utilizzo, quindi con necessità di autorizzazioni particolari. Chiudiamo il convegno con le terapie di supporto in oncologia. Sapete che la parte importante non è fare solo chemioterapia o fare l'intervento, ma è anche il rendere partecipe il paziente e contemporaneamente fare delle terapie che possano mantenere la qualità di vita accettabile, quindi anche durante chemioterapia, durante radioterapia o dopo un intervento chirurgico, il paziente va trattato con questa terapia di supporto in maniera da rendere una qualità di vita sempre accettabile. Quindi parleremo di simultaneous care, relazionerò io, dopodiché avremo il professor Lanzetta, Gaetano Lanzetta, che viene da Roma,
ci parlerà dell'emesi, cioè del vomito nel soggetto con la, in trattamento chemioterapico, terapia del dolore. Dopo avremo il dottore Massimo Martino che ci parlerà di terapie con fattori di crescita nel paziente oncologico, il dottore Santa Maria, responsabile delle terapie del dolore degli ospedali riuniti, e chiuderà il congresso il dottor Vincenzo Riana, che ci parlerà di una patologia molto frequente nei soggetti con tumore, cioè il tromboembolismo nel paziente oncologico. Quindi vedete che il programma sembra abbastanza nutrito, ci sono anche relatori certamente di qualità, speriamo che ci sia anche una partecipazione attiva dei colleghi che parteciperanno, diciamo che è aperta anche per 30 infermieri, ma cosa nuova che vogliamo fare è dire alla gente di venire a sentire anche loro di cosa discutiamo, come discutiamo nei nostri incontri, quindi non è un punto per ritrovarsi, ma è un punto di parlare di medicina, di confrontarci. Quindi l'invito è a tutti di poter partecipare, le porte saranno aperte per tutti. Mi sembra di aver detto tutto, passiamo la parola al dottore De Stefano. Quando il dottore Aria parlò di questo progetto, devo dire la verità, non ero convinto di poter poi mettere su un congresso del genere, con dei nomi veramente importanti sia calabresi sia nazionali. E qui devo dare atto al dottore Aria, perché è stato lui il suo contributo a poter comunque dare vita a questo progetto. Questo è il mio primo impatto, è la prima volta ed ero veramente molto scettico, però ecco, grazie sia al dottore Aria ma come al dottore Stellitano siamo riusciti a mettere su un congresso dove io parlo in linea generale perché loro hanno già detto quasi tutto, a parte le cure palliative, quindi rete assistenziale eccetera, parleremo di tumori praticamente i più importanti nel campo della donna, la mammella, polmone e prostata nell'uomo con il colorretto. Mi sembra che siano i tumori che purtroppo sono i più frequenti. Poi devo dire la verità, ci sono delle relatori e moderatori veramente di alto livello, sia era già detti elencati il dottor Iaria. Io aggiungerei anche dei ringraziamenti soprattutto agli sponsor, perché grazie a loro noi abbiamo potuto fare questo sforzo, veramente è stato uno sforzo non indifferente, ma gran parte del merito, e diamo a Cesare quel che è di Cesare, è del dottor Iaria, perché ma questo non è una sviolinata nei confronti del dottore, io non ci sarei riuscito da solo, sicuramente, e lui invece, devo dire la verità, ce l'ha fatta e ha messo su un congresso veramente di alto livello. Noi speriamo, come ha già detto il dottor Iaria, che anche la cittadinanza e comunque i nostri colleghi medici di medicina generale, perché questo congresso non è solo per gli oncologi, ma anche e soprattutto per i medici di medicina generale, perché la multidisciplinarità sta in questo. Il confronto tra il medico di famiglia, l'oncologo, il radiologo, l'anatomopatologo, tutti quelli che chiaramente fanno parte di questo circolo purtroppo dove
al centro di tutto c'è il paziente, quindi la multidisciplinarità secondo me è importante per una diagnosi precoce. La diagnosi precoce ci permette di fare interventi sia di natura chirurgica, terapeutica, perché si è visto che una diagnosi non precocemente fatta porta poi ad una terapia, comunque chirurgia eccetera, fatta con ritardo e quindi con prognosi più severa. Hanno detto tutto loro, io non so cosa aggiungere se non... Noi credo già nel giro di qualche settimana attiveremo i 4 posti letto di Day Hospital che prevede il decreto 64 del commissario ad acta dell'ingegnere Scura, e in più previsto anche nell'atto aziendale dell'ASP, che sembra ormai sia arrivato addirittura d'arrivo. Quindi noi siamo intanto orgogliosi che anche l'azienda ci sta dando ragione nel nostro progetto. Pensate che all'ospedale di Melito sono stati assunti 2 soli infermieri e tutti e 2 sono stati assegnati all'oncologia. Quindi vuol dire che i nostri numeri ci danno ragione, il nostro indice di gradimento da parte dei pazienti ci danno ragione di quello che era un progetto che io perseguivo dal 1989, insomma, non da ieri. Anche perché è necessario che ovviamente i pazienti riescano a curarsi nel loro territorio. Guardi, io ho una puntualizzazione ancora da fare. Io spero che il fatto che in un campo ormai quasi arido si è spuntato per me un fiore, questo fiore possa generare altri fiori. In che senso? Noi col dottore De Stefano e col dottore Steldano, che ripeto è sempre il nostro primario, noi stiamo cercando di coinvolgere tutti i colleghi dell'ospedale, dico tutti, senza tralasciare nessuno. Ma questo dobbiamo dire, ieri noi abbiamo avuto una riunione in questo senso. Proprio per la multidisciplinarità, cioè fare delle diagnosi, cioè fare la diagnosi precoce vuol dire avere a disposizione più colleghi, cioè il chirurgo, ad esempio abbiamo fatto un progetto che riguarda la mammella, cioè praticamente il soggetto in questione nella stessa giornata, massimo 2 giornate, deve essere vista dal senologo, dall'oncologo, dal chirurgo, dal radiologo, cioè. Questo è un progetto che abbiamo parlato ieri, c'era il dottore Viaria, c'era il nostro direttore sanitario, penso che possa andare in porto perché abbiamo anche parlato del... Noi del cosa vogliamo fare? La cosa più importante è che noi prendiamo in carico il paziente e il paziente non deve avere più il problema di organizzare i suoi controlli, spendere soldi, perché noi lavoriamo solo con il pubblico. Noi lavoriamo solo con il pubblico. Cerchiamo di individuare dove possibile tutto il meglio che abbiamo nell'ambito dell'ospedale. E credetemi, ci sono delle professionalità importanti. E quindi noi dobbiamo gestire il paziente secondo la nostra organizzazione. Quindi saremo noi a programmare e prenotare i pazienti. Certo, come diceva il dottore De Stefano, non possiamo fare una biopsia oggi per avere tra 30 giorni il risultato.
e quindi anche i tempi devono essere ristretti. Noi dobbiamo essere in grado, nell'arco di 7-10 giorni, da quando vediamo per la prima volta il paziente, fare diagnosi. Questo è il nostro obiettivo. Speriamo che sia un obiettivo che riusciremo a portare avanti con successo. Io dico, perseverare non sempre è diabolico. Però quando parlate di prevenzione, no? Se per un attacco o per una risonanza magnetica le prenotazioni sono da ora alla vostra, se va bene, come facciamo? Anche in questo, anche per questo abbiamo le nostre, come i nostri, la prevenzione? No, allora, perché purtroppo ancora non tutti conoscono le leggi. E che vuol dire? Mi spiego subito. Noi privilegiamo l'attività pubblica. E questo lo... Allora, come si fa? Deve essere il medico di famiglia a sapere che esistono delle regole della urgenza differibile o indifferibile. Quindi sono situazioni che chi recepisce la prenotazione deve sapere che l'indifferibilità vuol dire che in una settimana io devo avere l'esame. Noi ci riusciamo. Noi in oncologia ci riusciamo. Per questo diciamo che il paziente va programmato da noi. La nostra organizzazione... Che abbiamo a merito di portosalvo in questo ospedale con gli strumenti diagnostici, cioè abbiamo la risonanza magnetica all'attacco? La risonanza magnetica ancora non ce l'abbiamo, è programmata, ci sarà credo a breve, però noi abbiamo i nostri canali dove i nostri pazienti, certo la PET non la faccio in 3 giorni, perché non è un esame di urgenza. Dobbiamo capire pure, perché noi vediamo tanti pazienti che arrivano a dire, sapete, abbiamo la necessità di fare la PET, ma chi l'ha ordinata? No, ma sapete, no, dimmi chi l'ha ordinata, perché chi l'ha ordinata la deve prescrivere. Io ritengo che la PET sia già un livello superiore di indagine diagnostica, che per noi può servire, ma solo in casi particolari. Quindi intanto l'inappropriatezza, riduciamo l'inappropriatezza di richiedere in continuazione esami e poi cerchiamo di visitare il paziente, perché il paziente non deve essere fatta diagnosi al paziente solo con gli esami strumentali, la clinica ha anche la sua buona parte. Noi dopo aver visitato il paziente decidiamo cosa fare per approfondimento e ci interessiamo noi stessi con i nostri canali, che sono canali assolutamente legittimi, quelli di avere degli accordi con la TAC per dire tu mi devi fare 2 esami settimanali, 3 esami settimanali, secondo quelle che sono le nostre esigenze, quindi che vanno extra lista di agenda programmata dall'azienda sanitaria. Lo stesso per le ecocardiografie, noi abbiamo avuto la collaborazione del primario e del suo ecocardiografista, il dottore Careri, che noi nell'arco di 2 giorni, di 3 giorni, noi programmiamo l'ecocardio, che come sapete per i controlli ci sono 2 mesi, c'è 1 mese, 3 mesi, noi in 3-4 giorni risolviamo, a volte anche lo stesso giorno. Quindi noi possiamo garantire, per quello che è di nostra competenza, che siamo organizzati nei minimi dettagli. Il paziente non deve fare altro che aspettare la nostra telefonata. Qua abbiamo il dottore Fiumanò che sa come lavoriamo. Siamo noi a mandare le comunicazioni ai pazienti, non i pazienti che devono in continuazione telefonarci per dire... Diciamo un punto vincente della nostra unità operativa è quella che i nostri pazienti, una volta presi in carico, hanno i numeri di telefono mio e quello del dottore De Stefano e siamo H24 a rispondere sempre. Quindi i nostri pazienti ricevono sempre una risposta quando hanno qualche problema. Quindi un intero sanitario è semplice, si è semplicizzato. Assolutamente. Nel senso, si può
a volte i problemi ce li creiamo noi stessi. Se c'è un termine tecnico, c'è un... semplificare la vita a un paziente che ha che noi lo facciamo è già un mezzo miracolo rutinariamente. Volevo sì, ritornare un attimo sulla faccenda, su questo argomento. Cioè, ci sono dei termini tecnici che spiegano molto bene quello che ha già in parte detto il dottor Elia. Ci sono i cosiddetti percorsi terapeutico, diagnostici o diagnostici terapeutici da fare, da seguire, assistenziali, per dare assistenza al paziente. Questi sono codificati di solito dalla regione per quanto riguarda le singole regioni, a livello nazionale e via dicendo, si affiancano alle linee guida, cioè chi deve fare cosa, perché se no viene fuori il caos. Il vigile urbano che c'era una volta, che deve regolare il traffico, deve saperlo fare, perché se si improvvisa qualcuno a voler regolamentare le cose, no. Tant'è che quando va in tilt un semplice semaforo non si capisce più chi debba fare cosa. Convegni di questo genere devono servire anche a questo, far sì che ci sia un chiarimento fra gli operatori sanitari, i medici che si occupano di una problematica, e l'utenza, i pazienti, ma anche la stampa, i giornalisti, i mass media e via dicendo. L'oncologia si presta molto bene a questo, perché l'oncologia di oggi, a differenza dell'oncologia non di 50 anni fa, ma di 25 anni fa, ha sconvolto completamente le cose in diversi settori che non sono sempre percepiti, non dico dall'opinione pubblica o dai pazienti, ma a volte nemmeno dagli addetti ai lavori. L'oncologia è l'unica branca medica per la quale si può parlare oggi di terapia di precisione, che è una cosa che nella cardiologia, nella medicina interna, nell'endocrinologia ancora non c'è. Cioè, terapia di precisione significa una molecola, un farmaco per quel problema, per quella patologia. Per fare questo ci sono voluti anni e anni di ricerche, di impiego, di soldi, di costo e via dicendo. E quindi si pone il problema anche economico, il problema prescrittivo e via dicendo. Però non è l'oncologia non è soltanto questione di diagnosi precoce, questo è ovvio, è intuitivo, vale per qualunque patologia, per l'oncologia ancora di più. Ma l'oncologia è anche capire come nasce una malattia e come si genera. Per esempio, il rapporto che c'è tra un certo tipo di cirrosi epatica e il fatto che questa cirrosi epatica poi diventa cancro. E anche là va sorvegliato. E questo fa parte. Si parte da una patologia e si arriva ad un'altra ancora più grave e ancora più seria. L'oncologia è anche ciò che riguarda i rapporti poi fra cuore e tumore, che è una cosa molto importante. Il paziente cerca di curare il tumore e poi finisce per dover essere sottoposto a numerose ecocardiografie. Perché? Perché c'è un rapporto molto stretto. Questo è un argomento, per esempio, del quale io sarò moderatore in un convegno organizzato dalla cardiologia, perché questo significa interdisciplinarietà, anche queste cose. E tutto questo nasce fondamentalmente dall'oncologia, ma può nascere anche da altre branche mediche, e questo dimostra la interdisciplinarietà. E l'oncologia è anche un bellissimo esempio di come ciò che nasce come diagnostica e come indicazione futura prognostica di un paziente, dice tu hai questo tipo di tumore e probabilmente potrà essere interpretato come molto maligno, poco maligno o relativamente maligno. Ovviamente c'è la parte istologica che fa questo, ma c'è anche una parte laboratoristica, a secondo dei biomarkers che sono presenti. Questi studi hanno dimostrato, hanno fatto capire come andare a cercare una sostanza, una proteina, un qualcosa
che sembrava essere collaterale al tumore, sì, c'è questo tumore che produce anche queste cose. Poi si è visto, andando a guardare la faccenda con la lente di ingrandimento e con la logica dei grandi numeri, che se quella sostanza è sempre presente in quel tipo di tumore e dà una prognosi, la sua presenza dà una prognosi negativa, molto negativa, non è una cosa che sta là per caso. Ma vuoi vedere che per caso è proprio quella cosa lì che genera il tumore? E allora, che cosa hanno fatto? Hanno preso questa sostanza, l'hanno resa tale da poter produrre anticorpi contro questa sostanza e viene fuori la medicina di precisione. Io cerco di semplificare, magari non dando delle indicazioni strettamente scientifiche in questo momento, ma il convegno in quanto tale serve anche a scambiarsi queste idee, queste opinioni, a far capire che ci sono confini che ormai diventano grandissimi e al centro di questi confini ci può essere l'oncologia con la cardiologia, con l'ematologia, con la medicina interna. Quante neoplasie noi vediamo che sembravano altro e invece erano poi neoplasie. E quindi la diagnostica, la prognosi, la terapia off-label, che è una cosa anche importante. Per quale motivo? Il dottore Iaria non ha potuto questa breve chiacchierata affrontare un altro discorso molto importante, ma indirettamente, implicitamente c'è già, che la loro presenza qui, sempre più potenziata nel tempo, ridurrà anche i cosiddetti viaggi della speranza. Non dico a breve termine, ma successivamente. Il viaggio della speranza che cosa implica? Che il paziente, se va fuori regione, si troverà a volte ritornando giù una terapia off-label che gli ha dato un'altra regione. Dopodiché la regione Calabria, che magari ha leggi diverse, regolamentazioni diverse, un'economia diversa, dovrà provvedere da un punto di vista burocratico, legale, amministrativo, a somministrare per quel paziente un prodotto off-label che un'altra regione gli ha già dato. E qui si va in una grande conflittualità di risorse burocratiche, amministrative, perché quel paziente in un'altra regione ha avuto prescritto quel farmaco off-label, cioè non c'è l'indicazione nella scheda tecnica, non si può dare per quella patologia, ma quella regione ha fatto una deroga e gliel'ha prescritto. Il paziente ritorna a casa sua e vuole quel farmaco. Ci vogliono apposite autorizzazioni per poterglielo dare al di fuori di un sistema, di un contesto che non è quello regionale. Quindi fare un convegno di oncologia non significa soltanto parlare di patologie, di malattie e di un qualcosa che ormai è diventato enorme, sconfinato, significa anche alla periferia di questo impero affrontare questa realtà, e questo, se me lo consentite, è anche un compito. Allora, volevo chiarire ulteriormente il perché di determinate scelte nel convegno che abbiamo organizzato. Oggi è d'attualità, tutti parlano di reti. Noi come Regione Calabria abbiamo già pubblicato nel 2015 una rete che però non è stata attuata. Non è stata attuata per vari motivi, intanto perché non era applicabile, secondo me, alla realtà che abbiamo in Calabria. Quindi il gruppo, la Commissione Regionale di Oncologia, dove anch'io sono componente, quindi mi onoro di appartenere, stiamo riscrivendo la rete oncologia calabrese. Ecco il perché ho invitato il professor Gianni Ammunni a parlare di rete oncologica. Ma lo scopo principale è quello di portare a conoscenza anche dei nostri governanti di determinate situazioni che sono criticità per noi, ma atti comuni, quotidiani per le altre regioni. Allora, sullo scorta di questo, noi stiamo
abbiamo già introdotto, questo è un punto che siamo stati tutti d'accordo, quello di inserire intanto un'esenzione ticket, il famoso 0,48, anche per i soggetti che non hanno una diagnosi di tumore, ma che l'oncologo ritiene fortemente sospetto per tumore. E allora diamo una esenzione con lo 0,48 temporanea e limitata al periodo di diagnostica. Quindi il soggetto non dovrà avere più il problema: non faccio gli esami perché mi costano troppo, troppi ticket, troppi cose. No, il soggetto con sospetto importante di tumore non pagherà più ticket. Ma questo non è l'unica realtà, l'unica novità. Altra novità importante è quella che dobbiamo dare a tutti i pazienti affetti da tumore la stessa opportunità, la stessa offerta sanitaria che i nostri concittadini hanno andando a Milano, andando a Roma. E allora per questo ci siamo caricati, con l'autorizzazione anche del commissario ad acta, quindi dell'ingegnere Scura, quello di favorire tutte le diagnostiche. Il primario parlava di target therapy, cioè di terapie personalizzate, ma come le facciamo se non possiamo fare determinati esami perché costano troppo? Sì, costano troppo, però se noi andiamo a personalizzare, invece di fare 4-5 linee di chemioterapia, faccio una di immunoterapia oncologica. Oggi la nostra l'attualità in oncologia è l'immunoterapia, quindi noi andiamo a trovare l'antigene mutato, quindi con esami genetici di immunoistochimica sul pezzo operatorio, e sappiamo che oggi l'ultimo ritrovato è il cosiddetto PD-L1, se è espresso in una determinata percentuale che deve essere superiore al 50%, utilizzeremo il pembrolizumab, che sarebbe un anticorpo di ultima generazione in prima linea; se invece è espresso all'1%, la utilizzeremo in seconda linea. Voglio dire, ma dobbiamo fare anche questi esami in Calabria? Bene, noi stiamo cercando di autorizzare tutte le anatomie patologiche, dato che già hanno la macchina per poter fare questa immunoistochimica, ma comprando anche i reattivi. Chi compra i reattivi? Li compreranno le case farmaceutiche che hanno l'interesse a vendere il farmaco. In alternativa chiederemo alla casa farmaceutica, all'azienda farmaceutica che produce questo farmaco, di fare un'ulteriore scontistica in modo da poter finanziare anche questi esami. Quindi noi stiamo cercando di dare anche a livello regionale l'opportunità che tutti danno ai nostri pazienti. Fermo restando che la migrazione sanitaria è una realtà, la migrazione sanitaria oncologica è una realtà che per oltre il 70% poteva essere evitata. Stamattina io ho visitato un paziente che va in Altitalia a fare una banale, credetemi, banale chemioterapia, però veniva a chiedere a noi una certificazione per poter avere dei sussidi finanziari per un'assistenza infermieristica H24. Se hai bisogno dell'assistenza infermieristica H24, che se non aveva bisogno, non puoi avere la possibilità di andare fino a Milano a fare le chemioterapie. Quindi questo per dire che noi ce la mettiamo tutta per essere al passo con i tempi. Dobbiamo essere aiutati in questo percorso anche dalla cittadinanza, ricordando, questa è una piccola postilla, che noi abbiamo pazienti che vengono da tutta la provincia di Reggio Calabria, tutta, dalla piana di Gioia Tauro, Rosarno, Rizzigoni, Delianova, Noia, fino ad arrivare sulla Ionica a Roccella.
purtroppo non abbiamo i militesi ancora. Quelli dell'area grecanica ancora si rivolgono altrove. L'aver aperto le porte anche al convegno sarà un motivo in più per poter infatti questo, ma non solo, noi ribadiamo il concetto che le chemioterapie sono internazionali, i protocolli sono internazionali, i protocolli si distinguono dai nostri protocolli solo quelli che sono come si dice, in via di sperimentazione, cosa che noi non possiamo fare e che non vogliamo fare, perché noi dobbiamo dare certezze ai nostri pazienti. Ci sono gli istituti universitari, gli istituti di ricerca e ricovero che sono adibiti a fare questo, però quello che fanno in Australia lo fanno a New York, lo fanno a Reggio, lo fanno a Melito, lo fanno a Milano. Quindi cacciamoci dalla testa che vado per prendere cose, perché poi il problema più importante è quando hanno di bisogno nei grandi centri. Il termine protocollo è un termine tecnico, non una parola che si può adoperare così nell'ambito di una discussione di un protocollo. È un qualcosa di scientifico, di tecnico, si intende quella determinata sequenza di avvenimenti, di farmaci, di modalità di somministrazione, di modalità di dosaggio, che deve valere per tutto il mondo, e quindi quello è il termine protocollo. La terapia è una cosa diversa, la parola più ampia, più vasta, ma quando si parla del protocollo per quella patologia si sta parlando di una cosa tecnica, scientifica, che significa quella sola cosa in tutto il mondo. E comunque dei protocolli cosiddetti validati dalle società scientifiche, l'ASP, l'NCCN, AIO. Una cosa, secondo me questa migrazione non riguarda prettamente l'oncologia, perché chiaramente in Calabria delle mancanze terapeutiche nel senso della chirurgia ci sono. Il problema è che il paziente che deve essere operato può scegliere di andare a un morto, e quindi poi viene eseguito anche dal punto di vista oncologico. Quindi non è proprio l'oncologia, perché i centri di oncologia della Calabria, come già anche noi, ma ci sono dei centri che sono di altissimo livello, ma anche le giustezze con cui noi ci confrontiamo, perché alla base dell'oncologia, del medico oncologico, ci deve essere anche molta umiltà, e quindi confronto con altre realtà che ti possono comunque dare sempre qualcosa. E questo noi lo facciamo. Quotidianamente lo facciamo, perché io non mi sento superare nessuno, anzi, chiedo sempre. Ma questa non è una cosa che riguarda solo. In Calabria noi abbiamo sono degli oncologi che sono veramente ottimi. Non c'è bisogno, però ripeto, molto spesso la carenza non è di natura oncologica medica, ma prettamente ad esempio di chirurgia. Fino a poco tempo fa a Reggio non c'era una chirurgia toracica, quindi chiaramente il paziente deve essere sceglie altre vie. Adesso con il nuovo primario si sta cercando di porre rimedio a questa situazione, però da un punto di vista oncologico poi i trattamenti sono sempre e comunque uguali, eccetera. Nella malattia dei record negativi anche l'assenza del registro comune. Sì, questa è una carenza solo locale, è una carenza solo locale, perché ufficialmente Cosenza, Crotone, Vibo e Catanzaro hanno ufficialmente il registro tumori. L'ultimo è stato accreditato quello di Cosenza e Crotone, quindi rimane Reggio, che onestamente stanno già lavorando. La responsabile, la dottoressa Zappia, dice che entro fine 2017 avremo già i primi risultati,
ma come sapete bene, per potersi accreditare ci vogliono 3 anni di attività documentata, quindi 3 anni di indagini. Il 5, 6, 7, 8, no, 5, 6 e 7 di aprile, infatti a Catanzaro ci sarà la riunione scientifica, il congresso nazionale della Società Italiana dei Registri Tumori, l'AIRTUM, dove parteciperemo anche noi come centro, ed è già un passo avanti per dire la Calabria c'è, perché ormai abbiamo 2/3 della popolazione censita, rimane solo Reggio che speriamo, lo diciamo molto sottovoce, che entro il 2017 possiamo avere i primi dati. Diciamo che l'input più importante, e qua non vuole essere piaggeria veramente, è che la nuova gestione aziendale ha dato un input forte. I commissari Brancati e Iracà hanno lavorato veramente sodo per poter portare a questo livello e il nostro, la nostra struttura, è il modo anche per ringraziare loro di questo impegno, perché insomma hanno fatto molto, ma quello che stanno pressando per poter portare avanti sia gli screening oncologici che il registro tumori, per noi strumenti indispensabili per fare un'oncologia di qualità. Sono 2 cose distinte e separate, 2 livelli diversi. La prevenzione ci dà garanzia di trovare tumori sempre più in uno stato precoce. Lo stato precoce, intanto abbiamo 3 livelli di prevenzione in oncologia. La prevenzione primaria, che sono l'eliminazione di quelli che sono i fattori di rischio. Come diceva prima il primario, noi ci esponiamo all'amianto, ma il mesotelioma può venire tra 20, 25, 30 anni, quindi è a lungo termine, per la nuova generazione, sugli stili di vita, tutto. Quello che noi cerchiamo di applicare il più possibile è invece gli screening, la prevenzione secondaria, quello di cercare di individuare il tumore nella fase cosiddetta preclinica, cioè prima che dia i sintomi, perché noi per almeno il 20% di pazienti con tumore li troviamo già in fase avanzata, in fase già metastatica, quindi noi quello che dobbiamo fare, anche perché una diagnosi precoce, tanto più precoce è la diagnosi, tanto sarà alto il numero di guariti di tumore. Oggi dire guarigione non è più una chimera, si guarisce per il 90% per alcune terapie, per alcuni tumori. Fermo restando che, ripeto, più bassa la stadiazione, più alto è la percentuale di pazienti che guarisce, quindi lungo sopravviventi che superati 15 anni, diciamo, li consideriamo guariti. I viaggi della speranza non esistono. Sono delle invenzioni che i grandi baroni della medicina arrivano a Reggio, visitano, si portano su i pazienti. Noi dobbiamo combattere sta gente, anche perché oggi come oggi pagare una visita a 500 euro è un latrocinio. Dipende, dipende anche da noi medici. Certo. Ma noi, allora, noi confidiamo, noi, il nostro riferimento principale sono i medici di medicina generale. Noi con i medici di medicina generale, come oncologia, tu sai che noi facciamo tutte le volte che visitiamo i pazienti, noi mandiamo al medico di medicina generale una lettera dicendo abbiamo visitato, abbiamo trovato questo, consigliamo, perché noi non imponiamo le cose, noi consigliamo
di fare questo. Se il medico acconsente, poi sarà cura nostra. È normale, però sai che nell'ordinarietà non è così. Il primo approccio del paziente con il medico di ricerca. Quindi questi viaggi poi della speranza molto spesso sono dovuti. Sono consigliati dal medico di ricerca, che per scaricare il paziente dice vai a Norma, e ti trovi la e non fa. Io non ce l'ho con i medici di ricerca generale, però. Noi combattiamo, ove possibile, l'assistenza indiretta. Quella privatistica cerchiamo di evitarla. Dove parleremo anche con dei medici di medicina generale e con i medici di medicina generale. Ma se loro non vengono ai congressi, non possono far conoscere l'esperto. Va bene, mi sembra che possiamo finire, grazie, vi aspettiamo comunque al nostro convegno.